Linea, oggi sono in compagnia di TP-Link, parliamo di Archer VL 2008, un nuovissimo modem VDSL, ADSL Plus, fibra ottica, router da collegare a cascata per chi ha già un modem a casa, con delle prestazioni davvero strabilianti per quanto riguarda il wifi. Vedrete dopo nel video quelle che sono i test, le prestazioni di questo splendido modem in vendita su Amazon.it per chi ha la spedizione Prime. La spedizione è gratuita e avete anche i film in prima visione, ma cosa dire ragazzi, questo modem davvero interessante per quanto riguarda il profilo hardware. Parliamo di un modem Gigabyte che consente di poter gestire ben 4 uscite cablate in altissima velocità, quindi 10.000, ma non solo, perché è dotata di un processore dual core ad alta velocità molto evoluto che riesce a gestire le multiconnessioni e quelle che sono tutto il traffico entrante all'interno di questo router. Io l'ho collegato, vi dico subito, non lo collegherò in VDSL perché è una fibra ottica FTTH, quindi fibra ottica pura che arriva direttamente all'interno del modem. Collegherò questo router a cascata con un vecchio modem router della Fastweb che come wifi davvero è pessimo. In questo caso le prestazioni sono davvero schizzate in aria, devo dire la verità. Ecco come si presenta, tecnologia MU-MIMO. Ha, diciamo, aggiornata, sistema dual band con velocità sino a 4 volte le velocità normali. Abbiamo sistema 2,4 GHz che è comunque molto veloce e anche da 5 GHz che davvero vola via. Ecco come si presenta il modem. Ho già provveduto a montare le antenne. Questo, cosa molto importante, serve anche come, diciamo, trasforma gli hard disk in hard disk NAS, quindi avete anche un sistema di controllo per poter condividere direttamente i vostri contenuti. Anche se siete dall'altra parte del mondo, basta accedere al modem e poter accedere direttamente ai contenuti dei vostri hard disk. Ma vediamo subito la parte posteriore: abbiamo l'ingresso ADSL VDSL del doppino telefonico che trasformerà la vostra linea di casa ultra veloce. In questo caso utilizzeremo una delle quattro porte Gigabyte che vedete qui dietro. Andiamo nella porta WLAN che ci consentirà di collegare a cascata direttamente attraverso un altro modem. Ricordate, WLAN. Cosa molto importante, tasto di reset per resettare le impostazioni base, tasto di accensione power on off e abbiamo l'ingresso per l'alimentatore che vi farò vedere subito dopo. Lateralmente abbiamo due ingressi USB 3.0, ragazzi, ultra veloci e quindi in questo caso collegate agli hard disk diventeranno dei veri e propri NAS. Lateralmente abbiamo il bottone VPS per collegare direttamente in modo criptato i vostri device oppure altri apparecchi. Abbiamo anche il tasto per diciamo di smettere, quindi anche il wifi, sia la banda 2.4 che la banda 5.0, che entrambi. Tasto anche di accensione nella parte superiore, LED di illuminazione che qui non vedete, ma vedrete poi eventualmente nel video. Le antenne sono 4, sistema di trasmissione molto efficiente. Ho fatto tutta una serie di test, sia cablati che wifi. Il wifi veramente mi ha stupito perché con una linea 100 megabit al secondo. Non ridete perché è molto performante, perché ha un upload di 50 che nessuna linea in Italia ha. In questo caso, ecco qua, vedete, il modem si è comportato molto bene. Dopo vedete il test sia con un telefonino Samsung S6 con un UMI Plus Extreme. Vediamo un pochettino l'hardware meno evoluto del Samsung, ma comunque riescono a spingere veramente in modo molto molto forte. Ecco l'alimentatore, un poco generose le dimensioni. Lo mettiamo via, lo troviamo cavo di rete, troviamo doppini telefonici che possono servire e tutta una serie di manuali che non vi farò vedere, ma la cosa che vi farò vedere è il filtro VDSL che è direttamente compreso nella confezione. Non è molto ingombrante, molto piccolo, molto leggero, lo mettete ovunque, quindi non sono quegli scatolotti giganti, si può anche appendere al muro perché ha, diciamo, dei clip comodi nella parte posteriore. Ragazzi, cosa dire? Prodotto testato, ritestato, va veramente bene. Dopo vi faccio vedere l'interfaccia. È possibile utilizzare anche un'applicazione direttamente di TP-Link messa a punto per gestire il modem direttamente da telefonino, quindi dai vostri smartphone, sia iOS che Android. Cosa dire? Abbiamo terminato, andiamo a vedere un pochettino il funzionamento dell'interfaccia, il collegamento e come bisogna impostare questo fantastico router. Noi andiamo direttamente a digitare 192.168.1.1, entriamo nella nostra interfaccia. La prima cosa che ci chiederà è una nuova password. In questo caso mettiamo admin, mettiamo quella base, poi dopo eventualmente la cambiamo. Ci chiederà immediatamente di fare un quick setup. Lo facciamo in parte perché in questo caso, utilizzando il router a cascata da una fibra ottica, quindi da un internet che già c'è, dobbiamo iniziare a fare solamente la parte iniziale, scegliendo ovviamente Italia come paese. Eccolo qua, e inseriremo direttamente il fuso orario. Andiamo avanti, ci fermiamo qui perché in questo caso, vedete, ci dà i provider, ma in questo caso il modem
Pur essendo il router un VDSL, fibra ottica con doppino telefonico, noi utilizzeremo diciamo un sistema a cascata, ma cosa andiamo a fare? Andiamo nelle avanzate, vediamo lo stato, vedete, Wi-Fi con 2.4 GHz, 5 GHz, ampiamente configurabile, l'interfaccia è molto bella, esiste direttamente l'app che va direttamente montata sul vostro telefonino, sia iOS che Android, la LAN, ma la cosa importante che dobbiamo fare è subito, immediatamente, altrimenti non funzionerà, dobbiamo andare a modificare la modalità operativa da modalità modem router DSL. In questo caso non ci servirà perché è utilizzato a cascata, direttamente il router direttamente a cascata. Andiamo a riavviare il sistema, è stato riavviato, inseriamo di nuovo la password, quella che abbiamo creato prima, entriamo in interfaccia, abbiamo modificato ovviamente la modalità operativa, vedete, è diventato wireless router. Andiamo a vedere direttamente la rete, internet LAN. In questo caso, vedete, l'indirizzo IP bisogna cambiarlo per non mandarlo in conflitto direttamente con il modem già esistente. Inizieremo a inserire direttamente un 2, faremo 192.168.2.1. Andiamo a salvare. Sì, riavviamo immediatamente il nostro modem, facciamo la stessa operazione di prima. Quindi aspettiamo che Entriamo si nella riavvia. nostra Interfaccia, andiamo in avanzate. In questo caso troveremo la rete, vedete, troveremo l'indirizzo IP modificato. In questo caso non andrà in conflitto direttamente con il modem a cascata della fastweb. Vedete, questa è l'interfaccia, la possibilità di poter modificare direttamente il wireless, impostazioni wireless. In questo caso troviamo sia la 2.4 GHz che la 5 GHz. Vedete, qui c'è una password di default, la vedete, ve la faccio vedere perché tanto poi la cambieremo. sì. Abbiamo anche la possibilità di poter collegare, dare la possibilità di attivare direttamente la rete ospiti, sia a 2.4 GHz che a 5 GHz, quindi qualcuno che viene a casa vostra può poter dare una password temporanea e quindi potete consentire di poter navigare direttamente a casa. Condivisione USB, questa è una cosa molto interessante perché condividere lo storage USB ci dà la possibilità di poter utilizzare questo router anche come accesso per vedere i film, i file in rete, una sorta di NAS, perché diciamo il nostro router, vi faccio vedere, è dotato di prese USB, le vedete qui, USB 3.0, vi faccio vedere bene come funziona, questo è il file PDF che abbiamo scaricato, questa è la velocità, vedete, 2667 megabit al secondo 5 GHz e 600 megabit al secondo 2.4, devo dire la verità, ho provato, 5 GHz funzionano in modo molto più veloce, ma un sistema di trasmissione dati molto innovativo, vedete la nuova tecnologia NUMMIMO, velocità superiori, riesce veramente a dare il massimo perché all'interno ci sono quattro tipi di antenne che funzionano veramente all'unisono molto molto bene, il processore riesce a gestire bene tutta la situazione, tutte le connessioni. Vedete, ecco qua è possibile collegare nelle porte posteriori, ci sono quattro porte gigabyte, quindi non sono le vecchie porte che trasferivano solamente a 100 megabit al secondo, ma bensì quattro porte gigabit, però vedete dove sono ora col mouse, questa è la LAN VLAN. In questo caso andrà inserito il modem, il cavo di rete che proviene dal modem a cascata in fibra ottica. Quattro sono le antenne, 1, 2, 3, 4, ampiamente regolabili. Dove sono qui col mouse c'è l'ingresso DSL, VDSL ADSL 2.0, quindi fibra ottica con doppino telefonico ad altissima velocità, tasto di reset, lo vedete, power on off e alimentazione. Lateralmente il VPS per poter collegare con un solo tasto direttamente con una password criptata a 128 bit. Abbiamo anche il tasto per l'attivazione e disattivazione del Wi-Fi sia il 2.4 che 5 GHz ed ecco le nostre prese ad altissima velocità che ci consentono di collegare, vedete, hard disk, fotocamere, stampanti e flash drive. Ovviamente voglio ricordare che il trasferimento dati è veramente velocissimo, guardate, processore dual core da 1 GHz e ci sono due coprocessori che lavorano veramente molto bene, anche l'applicazione, vedete in questo caso, corre sulle immagini, è molto 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 buona. Controllo remoto, potete fare tutto quello che vi serve con questo tipo di modem. Abbiamo immediatamente provveduto a collegare il nostro router direttamente a cascata attraverso il cavo LAN con la presa WAN direttamente al modem di Fastweb, vedete che è online direttamente in rete. Voglio ricordare che si è comportato molto bene col Wi-Fi, oltre ogni aspettativa. 2.4 GHz funziona bene, ma 5 GHz è ancora più veloce. Siamo sotto i 100 megabit al secondo. Con uno smartphone riusciamo a scaricare in modo veramente veloce, upload 50. Ricordo che utilizziamo una fibra ottica FTTH, ma non ci interessa perché il modem in questo caso è utilizzato per poter trasferire direttamente sia via cavo che via wifi, davvero in modo molto molto veloce. Ma andiamo a vedere un piccolo speed test, andiamo a fare un piccolo speed test utilizzando già il modem di Fastweb, ma abbiamo un'idea
della tecnologia e della velocità che il processore dual core riesce a gestire con la massima tranquillità con le multiconnessioni. Guardate, ping da 5 millisecondi, non perdiamo assolutamente nulla. Stiamo parlando di un router a cascata, quindi attenzione perché è veramente, veramente molto performante. 94.67, ma ragazzi, non ridete perché l'upload di Fastweb è qualcosa di incredibile che nemmeno la iperfibra di Vodafone che ci dà 20 miseri megabit al secondo di upload. Qua stiamo parlando di una linea a fibra che ci consente di poter caricare in rete alla massima velocità tutti i nostri Andiamo a contenuti. vedere un pochettino lo speed test con due smartphone collegati, un Umi Plus Extreme, mentre invece qui abbiamo un Samsung S6. Iniziamo a fare il test del Samsung S6, vediamo un pochettino come si comporta da solo. Vedete, sale, siamo a lunga distanza con tre camere che ci separano dal modem. Vedete, questo è il download. Siamo andati a 94.27 megabit al secondo, questo è l'upload, guardate un pochettino, stiamo lavorando in wifi, c'è una distanza di muri in mezzo, ecco qua il risultato, vedete? 94.27, stiamo cercando il server migliore, li facciamo insieme, vediamo se riesce a gestire le multiconnessioni, iniziamo il nostro test. Ping 6 millisecondi, 5 millisecondi, vedete 70, 60, andiamo su 100 megabit al secondo. Guardate la velocità di download: 65 più 41. Abbiamo superato i 100 megabit al secondo. Gestione della doppia connessione perfetta, assolutamente. Vedete 30, andiamo quasi a fondo scala: 30 più 16, siamo a 45, 47. Vediamo 67 megabit al secondo e 42 fanno abbondantemente oltre 100 megabit al secondo. Abbiamo 18.84 e 3.84. Test. È riuscito benissimo con wifi, ragazzi. Ci sono due o tre camere di differenza, quindi il modem è a giusta distanza con delle pareti in mezzo. Quindi giudicate voi un pochettino le prestazioni di questo TP-Link Wireless. Modem in vendita su Amazon.it, l'Archer VR 2008, vedete in sconto in questi giorni direttamente a 191,57. Un prodotto non troppo economico, ma che comunque funziona davvero Va bene. bene, Anche il mio canale YouTube, ragazzi, dove potete vedere i video in alta definizione HD Review Italia. Io sono presente sulla piattaforma Amazon, dove potete scrivermi. Chi vuole scrivere può farlo anche a gianluca.attanasio@it. Ragazzi, io con TP-Link Archer ho terminato. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima recensione.